Buongiorno, in questo video vi spiegheremo come sono cambiate le scuole di Alzano Lombardo Enese. Negli ultimi anni, nell'Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo, ci sono tre scuole elementari, due scuole medie e una scuola superiore, il Liceo Scientifico Amaldi. Ci sono anche due scuole private. L'Istituto Comprensivo di Alzano Lombardo è dedicato a Rita Levi-Montalcini perché prese il premio Nobel per la scoperta dell'NGF, cioè il fattore di crescita nervosa. Nel 1963 ci fu la riforma della scuola media che portò alla scomparsa delle scuole di avviamento professionale. Il programma prevedeva 25 ore settimanali e nel secondo anno veniva introdotto il latino. Nel 1977 vi fu una riforma delle materie. Il latino fu eliminato e divenne obbligatoria l'educazione tecnica e musicale. L'orario divenne di 30 ore settimanali. Alle elementari, negli anni tra il 1970 e il 1980, c'era un'unica maestra e religione veniva fatta quasi esclusivamente da preti. Si indossavano i grembiulini bianchi e neri. Negli anni tra il 1970 e il 1990, alle medie c'erano le stesse materie e gli stessi orari di adesso. Negli anni tra il 1980 e il 1990 vennero introdotte una seconda lingua straniera e una informatica, e alle superiori la lingua latina. Ci furono nuovi programmi di educazione musicale e fisica. Dal 1991 al 2011 è aumentata l'incidenza di adulti con la laurea. Nel 1991 era di 25,1 laureati, fino al 2011 53,7 laureati. Nel 2003 le scuole divennero obbligatorie fino ai 16 anni. Nell'anno scolastico 2002-2003 in prima media c'erano 116 alunni, in seconda media c'erano 119 alunni e in terza media 125 alunni. I vaccini sono molto importanti per non contagiare altri alunni di malattie che potrebbero essere gravi, quindi sono stati introdotti per poter andare a scuola. Grazie e arrivederci. Ciao!